bentornati a tutti i fedelissimi iscritti in questo canale e benvenuto per chi per la prima volta è entrato in questo canale oggi io voglio meditare con voi un qualcosa che sento nel mio cuore da tempo una meditazione che ho fatto anche in una riunione in casa sentito di condividere lo voglio condividere adesso anche eh, in questo attraverso questo video e ehm, la meditazione sulla base di quello che è scritto nei romani eh, capitolo 8 dal versetto 31 e sono 30 minuti che eh, devi eh, sopportarmi se vuoi la meditazione dura 30 minuti, come già chi conosce questa, questo mio canale sa, ho eh, prefissato questi minuti per ogni video. Va bene, andiamo subito a dunque. Versetto 31 di Romani capitolo 8. Dice così: potete leggerlo qua per chi non ha una. Io consiglio comunque se avete una Bibbia, eh, cartaccio oppure su uh, eh, un'app nel vostro dispositivo, eh, potete anche leggerla, se no, la leggete proprio qua in sovraimpressione, la condivido. L'importante è che possiate fare molta attenzione sia nella lettura che nella meditazione su ciò che voglio dire. Che diremo dunque riguardo a queste cose, dice l'Apostolo Paolo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Ora, ehm, mi fermo per un attimo qua, quando dice se Dio è per noi... Ricordatevi questa frase, se Dio è per noi, e poi magari eh, capirete il messaggio successivo che eh, vorrò fare in questa prima parte del video, ma è chiaro che ci sarà anche un altro, un altro video che farò come seguito di questa meditazione. Um, dunque. Il versetto 33. versetto 33 dice chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, chi li condannerà. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Mi fermo per il momento qua. Per far capire qual è la posizione di ogni credente, di ogni persona che ha fatto veramente una decisione di appartenenza a Dio per fede, confessando prima di tutto i propri peccati davanti a Dio, con sincerità di cuore, con vero pentimento, e dal momento in cui eh, eh, ognuno di noi siamo stati sinceri davanti a lui e abbiamo confessato il nostro peccato o i nostri peccati è chiaro che lui già ci accoglie e se lui ci accoglie ci mette in una posizione dove nessuno dico nessuno potrà andarci contro come dire, ci mette in, una, in un recinto ben guardato. È chiaro che Dio mette anche delle condizioni, se tu superi quel recinto, non sei più nella protezione, ma fin quando tu rimani in questo recinto, che dove ti ho posto, tu godrai la protezione, le, tue, le, benedizioni, le mie benedizioni, tutto vivrai una vita prosperosa in tutte le aree della tua esistenza. Quindi, ecco perché ho detto, ricordatevi questa frase, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi potrà accusarci di ciò che abbiamo fatto nel passato e Dio ci ha perdonati? Quindi, ora voglio fare delle domande, domande che purtroppo sono mh, sulla base di, di affermazioni che io ho sentito eh, dall'espressione fatta di, da eh, credenti. Che hanno detto di avere accettato Gesù come personale salvatore, però ancora dentro di loro sentono una forma di condanna, una forma di accusa nella propria vita, che li fa stare male. O addirittura ci sono casi che io ho conosciuto pure, e che entra in una forma di depressione. Io eh, sinceramente mh, ho, fatto, ho individuato mh, tre possibili cause perché una persona che dice di aver accettato Gesù come personale salvatore ancora sente eh, quel peso di condanna di ciò che ha fatto nel passato. Quanto so e sappiamo tutti, siamo a conoscenza tutti i credenti, che quando Dio perdona un peccato veramente confessato, Lui li allontana, e ne parlerò anche citando eh, appositi versetti biblici in merito. Ma prima io voglio eh, cercare un po' insieme a te di individuare. Queste tre possibili cause, perché se tu ti trovi in una situazione del genere che senti ancora dentro di te delle colpe di ciò che hai fatto nel tuo passato, e quindi li sottopongo alla tua attenzione, in modo che puoi valutare tu stesso o tu stessa. la Prima causa potrebbe essere un peccato o i peccati non confessati con sincerità a Dio. Che sapete, io parlo sempre per esperienza: ho i miei anni, come età, e le mie esperienze di fede, visto che io sono nato in una comunità cristiana, quindi una famiglia cristiana quindi ho avuto modo di fare tante esperienze di conoscere tante situazioni e purtroppo ci sono state persone che ho conosciuto che in un momento di euforia magari sono stati invitati in qualche posto in occasione evangelistica hanno detto sì io accetto Gesù come personale salvatore della mia vita amen però forse non lo hanno fatto con vera convinzione. Potrei dire, ma Dio conosce le profondità delle, della mia vita, conosci i miei peccati. Sì, è vero che Dio conosce. Ma Dio vuole che tu li possa confessare davanti a Lui. E per confessare, attenzione, voglio essere chiaro su questo, non significa andarli a confessare davanti a un prete. O a un pastore, o meglio, specifico un prete cattolico o un pastore evangelico: assolutamente si tratta di andare a confessare direttamente a Dio, nella tua intimità, Signore. Io ho commesso questi peccati e mi affido alla tua benignità, al tuo perdono, e Dio perdona senza se senza e se, senza ma. Dio ti dà fiducia, ma ha bisogno che tu, nonostante lui conosce ogni piccola parte della tua vita, ogni millesima parte della tua vita, come anche quella mia, e lui vuole che tu, io o chiunque altro dobbiamo conversarlo con fede. E quindi, se questo non è stato conversato, con fede, con sincerità, allora purtroppo è chiaro che puoi sentire questa condanna. Può succedere che tu senta ancora quella condanna riguardo al tuo passato. E voglio citare io eh, ciò che dice. L'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, dal capitolo 1 al versetto 8, quindi, anzi comincio a leggere dal versetto 5 per avere più chiaro, dico più chiaro. Ciò che l'apostolo Giovanni, guidato dallo Spirito Santo e anche dalle proprie esperienze, eh, ci vuole dire e vuole dire anche a te. Leggendo dal versetto 5 dice: Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che, che vi annunciamo. Ecco, lui parla sulla propria esperienza e l'esperienza dei suoi collaboratori. Quindi il messaggio che abbiamo udito da lui e vi annunciamo, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. E se Dio è luce, mette in risalto tutta la nostra vita, eh? tutto il nostro passato. E come dire, se, se ci troviamo in una stanza buia, non vediamo dove mettiamo i piedi, ma se si accende una lampada, Già vediamo dove andiamo a mettere i piedi. Se c'è il sole che rispecchia dalla finestra, eh, cominciamo a vedere anche la polvere, quei gran, quelle granelle di, di polvere che magari norma, normalmente non li vediamo, ma con, le, con i raggi del sole riusciamo a vedere. Ed ecco per questa ragione che Dio è luce e, e in Lui non ci sono tenebre. Versetto 6 dice. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ecco perché occorre la sincerità. Io posso incannare un'altra persona dicendo: Sì, io ho accettato Gesù nella mia, nella mia vita, eh, Signore. Eh, ti chiedo perdono per i miei peccati, e finisce lì. E un'altra persona: Ah, oh, ma quella persona veramente. Eliseo veramente ha, ha, ha confessato il proprio peccato a Dio, ma è quello che vede l'apparenza o quello che c'è dentro? L'uomo eh, vede ciò che è esterno, ma Dio vede quello che c'è interno. E se noi diciamo di aver eh, confessato il nostro peccato a Dio, e ora siamo in comunione con lui, ma in realtà ancora stiamo vivendo nelle tenebre, stiamo continuando anche con la nostra inclinazione di peccato. La verità non è in noi, non la stiamo praticando ed è quello, il mo, un, un, diciamo, il motivo, non un motivo, il motivo in cui ci sentiamo appesantiti per le conseguenze che abbiamo a motivo del nostro peccato purtroppo ci sono persone che io ho conosciuto che ehm, per giustificare il loro peccato hanno inventato una nuova dottrina eh, qualche persona eh, ha dei seguaci non molti seguaci ormai più ha inventato la dottrina dicendo sì, è vero che eh, se noi commettiamo un peccato, chi commette il peccato è il corpo, ma siccome il corpo deve morire, eh, diventa polvere, quindi il nostro corpo pagherà il prezzo del peccato, ma la nostra anima rimane sempre salvata e l'inverno non esiste e Dio ci porta in cielo a tutti. Questa è una menzogna satanica. Se ascoltate qualcuno che vi dice questo, rifiutatelo. Perché è una menzogna satanica. Perché chi corrisponde davanti a Dio è la nostra anima e non il nostro corpo, che il nostro corpo è una eh, diciamo una struttura che si muove secondo l'impulso che dà il nostro uomo interiore, la nostra anima, chiamata a volte anche mente, coscienza. E chi deve corrispondere davanti a Dio di ciò che facciamo con il nostro corpo? E la nostra anima attenzione non ascoltate queste dottrine che sono diaboliche non false ma satanicamente diaboliche e chi fa queste dottrine non sta camminando nelle tenebre come dice eh, l'apostolo eh, giovanni e in questo caso mente e non mette in pratica la verità. Non sta annunciando la verità agli altri. Ma se camminiamo, il versetto 7 dice, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce. Se camminiamo nella, non con la luce, ma nella luce, dentro la luce, come Egli. E nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo e il sangue di Gesù suo figliolo ci purifica da ogni peccato vedete le condizioni per avere perdonato i nostri peccati sono proprio quello confessare riconoscere aprirsi davanti a Dio per dire, Signore, io sono qua, eh, riconosco che sono anche indegno di presentarmi davanti a te, ma fammi degno per amore del tuo figliolo Gesù Cristo. E eh, eh, ti chiedo che, che tu possa liberarmi eh, eh, dal peccato che io ho commesso, che è anche una, una, uno strumento di schiavitù che mi porta nella tentazione di continuare quel peccato. Allora se c'è questa conversione, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato, non dice di alcuni peccati. Ci sono alcuni che dicono, sì, vabbè, ci sono peccati piccoli e peccati grandi, eh, però se fai quel peccato, adulterio, eh, o uccidi, no, quello è un peccato che Dio non può perdonare. Dio perdona ogni peccato confessato. Dio, nella nostra anima, nella nostra vita, se siamo sinceri davanti a Lui, Dio ci purifica da ogni peccato. Ma occorre come il primo punto che io ho come dire, individuato la sincerità nel confessare i propri peccati a Dio. In mancanza di questo. Le conseguenze sono sempre quelle, il tormento. C'è anche un'altra... Suppongo che c'è un'altra... Eh, un un'altra possibile causa, perché tu non devi... Ti... Non ti senti una persona perdonata e dentro di te c'è anche eh, quel ricordo che tormenta la tua vita. E la mancanza di conoscenza. Cioè tu non conosci veramente ciò che è scritto nella Bibbia, magari quello che abbiamo letto adesso, che il sangue di Gesù, figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. E se tu non hai quella conoscenza reale, Dove, dove tu mh, concentri eh, tutte le tue forze, la tua capacità anche di perdono nella tua vita, nelle tue forze e non a Dio, allora è, diciamo l'ignoranza di conoscere la volontà di Dio per la tua vita è chiaro che ti potresti trovare ancora tormentato o tormentata da quei ricordi. E su questo c'è il Salmo 103. Ehm, spero di poterlo meditare tutto, perché il tempo già eh, a mia disposizione sta per terminare, però voglio cercare di leggerlo, ma casomai il prossimo video possiamo continuare. Il Salmo 103, a partire dal versetto 8, dice: Il Signore è pietoso, e clemente, lento all'ira e ricco in bontà. Se tu non conosci questo, ripeto, se non conosci questo, stiamo parlando dell'Antico Testamento, eh, che ancora non esisteva neanche la grazia, esisteva solamente la legge. Dico, se tu non conosci questo, è chiaro che dentro di te il diavolo ti tormenta. Non sei una persona completamente libera, anzi, sei schiava, è uno schiavo dai pensieri. Che ti tormentano da anni del tuo passato e egli non contesta in eterno né serba la sua ira per sempre. Dio può essere avirato contro il peccato che tu hai commesso, ma dal momento in cui tu lo confessi con sincerità, Dio placa la sua ira e non te la contesta più. Non te la contesta più. Ma fin quando tu non hai confessato il tuo peccato, fin quando io non ho confessato il mio peccato davanti a Dio, Dio ce lo contesta, è, una, è, è diciamo una lettera di contestazione alla nostra persona. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Qua vale sempre il fatto, se noi abbiamo sinceramente confessato a Dio i nostri peccati, Egli non ci tratta ancora da estranei, ma ci accoglie, ci accoglie e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Anzi Dio cerca di discutere con te. Hai fatto questo peccato. Io ti voglio dare l'opportunità di non peccare più. Il versetto 11 dice, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. È bellissimo questa questa espressione. Come i cieli sono alti al di sopra della terra. Tanto è grande l'amore di Dio per la tua vita. Grande è l'amore di Dio, immenso più dell'universo. Addirittura il versetto 12 dice, come lontano l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Cioè, davanti a questa conoscenza, deve esternare il nostro cuore un. Un grido di giubilo a dire grazie, Signore. Eh? Grazie, Signore, perché tu non mi guardi per quello che sono stato, ma mi guardi adesso per quello che sono nel tuo figliolo Gesù Cristo, e gli ha allontanato da noi le nostre colpe, perché dice che li ha allontanati? Affinché quelle colpe, essendo lontani, non possono più presentarsi per ricordarli o per farci opprimere da quelle colpe, li allontanati. Io faccio un esempio: se questo oggetto io ce l'ho qua, è con me, ma dal momento che lo allontano non è più con me. E più lontano è, più non lo vedo più. Eh, se non lo vedo più, mi posso anche dimenticare che esista, ma fin quando io ce l'ho vicino a me, non posso dimenticarmi di che, eh, che questo oggetto esista perché è sempre con me. Vuoi o non vuoi, rinfresca la mia memoria perché è davanti ai miei occhi, ma Dio ha fatto la cosa eccellente e speciale per ciascuno di noi. Lui ha allontanato da noi le nostre corpi, ma c'è qualcuno, e di questo ne parlerò nel prossimo video. Ma c'è qualcuno che li vuole avvicinare alla tua vita? C'è qualcuno, ripeto: sì, ne parlerò nel prossimo video. Con il versetto 13, voglio terminare questa uh, questa meditazione che dice come un padre è pietoso verso i suoi figli così è pietoso il Signore verso quelli che lo temano voglio farti un esempio se tu sei un genitore prima vedi un grave errore fatto da un, un giovane estraneo da un bambino estraneo dentro di te c'è la rabbia tu vorresti umanamente parlando con te ragione lo vorresti punire eh, ma punire gravemente in forma feroce oppure vai dai genitori e dire tuo figlio, tuo figlio, tuo figlio eh. ma quanto quello stesso errore l'ha commesso un tuo figlio è vero che devi dare una punizione esemplare affinché capisca, ma non una punizione vendicativa, vero o no? Cerchi di essere pietoso, cerchi di discutere con tuo figlio e dire: Ma guarda, amore di mamma, amore di papà, quello che tu hai fatto è stato grave. Io sono pronto a perdonarti però non lo farei più quello che hai fatto rifletti su questo ma per il momento io devo concludere questa parte di video perché siamo arrivati già a 30 minuti quasi mancano qualche minuto quindi ehm, vi chiedo se questi video questo e altri video vi piacciono eh, iscrivetevi in questo canale e, e c'è anche una campanellina dove mm, potete mettere eh, con il vostro click eh, in modo che ogni volta che esce eh, un nuovo video, eh, possiate essere aggiornati per guardarlo. Va bene, se lo, se se lo farete adesso, il prossimo video che uscirà. Vi comparirà già l'avviso che già il prossimo video è in rete. Va bene, datemi il tempo di fare l'altro, va bene? Ok, grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Ciao. Grazie per aver guardato questo video, se per te è stato di aiuto, ti invitiamo a condividerlo con altri tuoi amici. Puoi registrarti in questo canale per ricevere aggiornamenti ogni volta che verrà pubblicato il nuovo video. Arrivederci!